Quello del reclutamento del personale docente della scuola potrebbe diventare il vero banco di prova per il ministro Bianchi, e non solo per le obiettive difficoltà della questione, ma anche perché per affrontarlo sarà necessaria una mediazione politica di non poco conto all'interno della stessa maggioranza di governo. Il tema è noto e può essere descritto con qualche numero. Quest'anno i docenti con incarico a tempo determinato sono più di 200.000, i posti di sostegno coperti da insegnanti non di ruolo e molto spesso non specializzati sono più di 80.000. Intanto stanno andando in pensione più di 25.000 insegnanti. Se questi sono i numeri, è evidente che a settembre avremo di nuovo più di 200.000 cattedre da coprire con incarichi a tempo determinato. Va subito detto però che proprio nelle ultime ore la sottosegretaria all'istruzione Barbara Floridia ha fatto una precisazione importante e ha detto: quando si parla di 200.000 precari, sappiate che è un dato completamente falsato. E ha ricordato che a settembre 32.000 precari storici potranno essere stabilizzati grazie alla conclusione del concorso straordinario, mentre altri saranno assunti dalle graduatorie di merito e dalle graduatorie dei concorsi svolti nel passato e non tutte ancora esaurite. Maddalena Gissi, CISL Scuola, ironizza: ha ragione la sottosegretaria Floridia, i precari non sono 200.000, sono molti di più. Si informi, non è con il negazionismo, fonte di guai anche in altri campi, che si risolvono i problemi. Floridia però aggiunge anche che la via maestra per coprire i vuoti di organico è rappresentata dai concorsi ordinari, che quindi vanno banditi al più presto. Di tutt'altro avviso il sottosegretario leghista Rossano Sasso, che sposa la proposta di legge del suo collega di partito Mario Pittoni e afferma: l'unica soluzione opportuna, giusta e rapida è di procedere alla stabilizzazione per titoli e servizio per poi avviare il percorso del concorso ordinario. Il disegno di legge Pittoni, in effetti, prevede l'assunzione di 120.000 precari a partire da settembre mediante un concorso per soli titoli e servizio, un anno di prova e un esame selettivo al termine dell'anno stesso. In tal modo si coprirebbero già da subito 60.000 cattedre vacanti. Sasso però si spinge oltre e, riferendosi alla contrarietà del Movimento 5 Stelle alla stabilizzazione dei precari attraverso concorsi per titoli e servizio, parla apertamente di furore ideologico e aggiunge: non siamo e mai saremo disposti a considerare stracci vecchi le migliaia di insegnanti precari che da anni sono parte fondamentale della quotidianità degli istituti. Su questo non arretreremo di un millimetro. Insomma, la situazione è politicamente delicatissima perché vede i due sottosegretari su due posizioni diametralmente opposte, pronti a farsi la guerra. Ecco perché il compito del ministro Bianchi è davvero difficile e quasi certamente toccherà al presidente Mario Draghi sbrogliare la complicata matassa. Su questo tema ovviamente noi continueremo a tenervi informati, quindi seguiteci su questo canale, ma anche sul portale www.tecnicadellascuola.it. Scriveteci, mandateci le vostre osservazioni, i vostri commenti, noi ne daremo conto come di consueto.